eterno dolore. Per me si varrà tra le perdute genti, lasciate una speranza a voi che entrate. Siamo proprio nell'inferno, come la musica ci ha suggerito. Il sommo poeta, nel quinto canto, incontra i peccatori carnali, coloro che hanno peccato con la carne. Incontra, quindi, Francesca e Paolo. Questi due amanti sono abbracciati tra di loro perché non riescono a lasciarsi andare, benché siano nell'inferno. Francesca da Rimini pensava di sposare Paolo, in realtà gli fu assegnato Cianciotto, fratello di Paolo. Più brutto e storpio Paolo era bello, ma l'amore fra i due ha continuato a esistere. I due abbracciati un giorno, mentre leggevano di Lancillotto le gesta, furono scoperti dal marito di lei, Cianciotto, fratello di lui, e li uccise con una sola arma. Ora Francesca ha ancora tutta una sua parte carnale, ovvero sia di rabbia, ovvero sia di delusione per non aver potuto vivere la sua storia d'amore. E ci dirà: amor che amullo amato, amar perdona, mi prese di costui piacersi forte. Uno dei versi più famosi e più studiati anche dagli studenti, dai ragazzi. Ma la storia di Francesca, che è la storia di un'uccisione di una donna, non può non essere osservata anche dal punto di vista appunto giuridico. Nel 651 a.C. la legge di Dracone greca diceva che ogni omicidio doveva essere punito con la morte, che l'omicidio colposo con l'esilio, l'omicidio di chi aveva tradito non doveva essere punito. E così è stato anche in Italia fino al 1981, anno in cui fu abolito il delitto d'onore. Sembra tanto tempo fa, ma invece è cosa fresca. Ora andiamo ad ascoltare in versi il dialogo appunto tra Dante e Francesca, perché è lei che parla, che ha voglia di parlare al poeta, il quale a sua volta è accompagnato da Virginia. Lì cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento essere leggeri. Oh anime affannate, venite a noi. Venite a noi parlare, s'altri non niega. Amore, carcò gentil ratto s'apprende. Prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora mi offende. Amore, canullo amato, amar perdona. Mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancora non mi abbandona. Amore condusse noi ad una morte. Caina attende che a vita ci spense. Queste parole da loro ci fuor volte. Poi mi rivolsi a loro a parlare io e cominciare. Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fan tristo e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore?
che conoscesse il più possibile. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscere la prima radice del nostro amore. Tu hai tanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lanciarotto come amore lo strinse, solo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo appunto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, essere lasciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia di riso, la bocca mi lasciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggevo avanti. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sicché di pietate io venni men così com'io morisse e caddi come corpo morto cadde.